Io vorrei portare il saluto del coordinamento dei residenti della città storica, che è coordina un gruppo di associazioni che si battono da vari anni per la vivibilità e per la legalità nel centro storico. La nostra adesione non è formale ma è sostanziale, tanto che il segretario del coordinamento siede a questo tavolo e gestisce insieme ad altri questa mattinata con l'impegno di attività future insieme. Noi portiamo ovviamente come patrimonio tutto il lavoro di riflessione e anche di battaglie, di lotte fatte sul territorio, nel centro storico, e questo patrimonio diciamo, riguarda il centro storico in maniera particolare, però diciamo, a un certo punto ci siamo resi conto del necessario scambio che ci deve essere in questo grande organismo che è la città, che è fatto di centro storico e di periferia. Il centro storico di Roma è malato di una serie di malattie che voi conoscete molto bene. Quello che vorrei sottolineare è che nel documento forse questo passaggio di abbinare la cultura e il turismo mi ha un po' sorpreso, nel senso che la cultura, cultura, ricerca, eccetera, devono avere uno spazio autonomo al di là della critica del fatto che diciamo, fin qui è avvenuto il fatto che non so, il patrimonio di beni culturali del centro storico di Roma ha attratto il turismo solo in questa parte della città e che noi dovremmo decentrare. Ecco, io credo che ci dovrebbe essere un punto forte sulla questione della tutela dei beni culturali, che è diciamo, un patrimonio immenso, che dalla riflessione sul parco Fori a tante altre riflessioni che sono state fatte, deve avere una sua autonomia insieme con il discorso della scuola, università e ricerca. Noi stiamo portando avanti una situazione disastrosa da questo punto di vista, è una città che non produce più cultura, studio, ricerca, è una città che sostanzialmente sotto questo aspetto tende a morire. Quindi penso che bisognerebbe separare questi due concetti e mettere come punto forte appunto la questione dei beni culturali, la questione della scuola, della ricerca e dell'università. Per quanto riguarda la tutela dei beni culturali, diciamo anche per il mio passato non recentissimo ormai, penso diciamo sulla base anche della lettura delle normative in atto, penso che la tutela dei beni culturali è un elemento dirompente per quanto riguarda la difesa anche della vivibilità e della residenzialità nel centro storico. Anche il decreto Monti sulle liberalizzazioni in fondo parla, sì, gettiamoci sulla concorrenza più spietata, però fatto salvo la tutela dei beni culturali e del patrimonio storico-artistico. Ed è per questo che il coordinamento sta lavorando anche per la posizione di un vincolo paesaggistico nel centro storico di Roma, che mi sembra un'operazione ci aiuterebbe moltissimo a difendere il patrimonio storico-artistico della città. Noi stiamo uscendo in questo momento, dopo tante vittorie fatte, da un momento di sconcerto tremendo, nel senso che eravamo riusciti con un paziente lavoro di tessitura eccetera a creare l'ipotesi di una consulta dei cittadini, di un luogo fisico dove riunirsi, ma anche dell'idea di mettere insieme altre associazioni, insieme a quelle che noi rappresentiamo, per dare un apporto al municipio e anche al comune con tutto il lavoro fatto di ricerca, dalla mobilità all'urbanistica, dalle questioni del commercio, eccetera. Eravamo riusciti ad arrivare al punto che venerdì mattina si doveva al primo municipio votare una delibera su questo tema.
Questa delibera non è stata votata, è stata bocciata in maniera tragicamente bipartisan, cioè perfino la maggioranza, lo stesso presidente che ci aveva tanto illuso è andato in vacanza e ha pensato bene di far calendarizzare, così magari non si è sporcato troppo le mani, di calendarizzare questa cosa in un giorno in cui non c'era. Non parliamo del PD, caliamo un velo pietoso sul PD, l'Italia dei Valori, eccetera. Tanto siamo convinti dell'importanza della partecipazione, e d'altra parte questa platea non fa che suffragare l'idea che non ci può essere governo della città se non c'è la partecipazione dei cittadini, che avevamo contato moltissimo su questo e siamo fortemente delusi. Un'ultima cosa invece vorrei dire positiva, diciamo, a parte l'esperienza del Teatro Valle occupato con tanti giovani, è chiaro che qui fra noi i giovani sono pochi, però una cosa che ci rallegra molto è l'idea che si è creata una struttura, assemblea giovani al centro, che ci ha chiesto di lavorare con loro, che partecipa ad alcune nostre iniziative e che è effettivamente un grosso elemento di speranza, e un'altra cosa che noi ci auguriamo che possa entrare in questo, diciamo, in questa esperienza che stiamo facendo tutti insieme. Io sono Loredana Giulia. Mi sentite? Nella vita faccio l'imprenditore e non mi occupo di strumenti. Sì, è uguale. Da un anno siamo partiti, che cosa è successo? Un anno fa con una ventina di amici abbiamo creato un'associazione. L'associazione si chiama dazero.org. Perché lo trovate sul web se volete, perché come tutti voi e come tanti altri in questa città siamo convinti che la politica siamo noi, che la politica è il nostro futuro, e non racconto tutto quello che certamente è condiviso da tutti. Di tutto quello che ho sentito stamattina, il nostro gruppo, io parlo in plurale e ora vi racconto anche perché, condividiamo praticamente quasi tutto, ci siamo con tutto, poi bisognerà scendere nei dettagli delle cose, su qualcosa forse ci possono essere sfumature diverse. Noi siamo partiti un anno fa e abbiamo deciso un anno fa che avevamo voglia di coinvolgere quante più singole persone lontane dalla politica ma attente e partecipative alla vita pubblica. Alla vita politica intanto della nostra città che è inclusa in un paese, che è incluso nel mondo, perché ormai siamo tutti collegati, però su una visione della città. Certamente il welfare, l'economia, ci sono mille cose che sono le stesse e sono condivise, e tutto è assolutamente legato in una matrice, perché l'urbanistica incide sul welfare, perché l'economia incide sul welfare, quindi è tutto strettamente collegato. Noi abbiamo discusso, abbiamo anche litigato in maniera semplice fino a notte fonda per i primi mesi, dal giugno dell'anno scorso quando siamo nati fino all'estate, finché abbiamo identificato una matrice condivisa con 5 punti sui quali abbiamo creato un evento che abbiamo fatto qui a ottobre l'anno scorso, dove hanno partecipato 300 persone. E queste 300 persone abbiamo raccontato che tipo di struttura e di griglia su elementi e su temi avevamo elaborato, l'abbiamo condivisa insieme a queste persone e abbiamo chiesto a tutti però di non delegare a noi. Noi non volevamo essere delegati, volevamo essere parte del gruppo aprendoci ad altre persone. Abbiamo costituito 5 gruppi lavoro, hanno lavorato oltre 100 persone in questi gruppi lavoro, e abbiamo un documento che pubblichiamo lunedì sul nostro sito che è il risultato del lavoro di mesi di 100 persone, per dire qual è la visione nel welfare, qual è la visione dell'economia di ognuno singolarmente. L'esperienza di questo, in questi gruppi le persone vengono da esperienze completamente diverse, che era altra cosa che desideravamo, quindi sentire l'unione di tante diversità, di tanti pensieri diversi, punti di vista diversi, con un obiettivo però comune.
Abbiamo fatto degli eventi durante quest'anno, non ve li racconto, li troverete sul sito se volete. Ci siamo, nell'ultimo incontro tra tutti noi, abbiamo identificato 5, 6, 7 di noi che da alcune settimane stanno partecipando a tutti gli incontri che scopriamo ci sono sul territorio. Perché? Perché la voglia è essere insieme, essere in rete, fare le cose insieme, aumentare il numero di un solo movimento ma grande. Siamo tutti associazioni e movimenti dove le attività vere sono 100 persone poi che fanno. Siamo tutti, ahimè, grandi d'età, sono pochissimi quelli che sono sotto i 40 anni anche in questa sala. Noi stiamo cercando, stiamo presentandoci, stiamo incontrando tutti i movimenti che avranno voglia insieme a noi a settembre, o non insieme a loro, non c'è un insieme a chi, ma tutti insieme a settembre di fare un'assemblea, partire da una prima bozza di documento che è un primo programma, perché certo è un programma politico, si tratta del governo, chi dovrà governare questa città dal 2013 in poi, ma non chi, come, perché, con quale obiettivo. Quindi siamo qui a presentarci e a incontrarvi per dire siamo disponibili, abbiamo voglia di incontrare altri, tutti i 100 che partecipano hanno voglia di incontrare altri 100, altri 200, altri 300 per essere 2.000, 3.000, 4.000, certamente con il coinvolgimento di ogni singola persona. Quello che noi vogliamo, ma vedo che è condiviso da voi come da altri, è che ci sia la partecipazione dei singoli cittadini, come diceva il signore nel primo intervento, ognuno tutti i giorni fa esattamente quello che in mille si fa. Mi chiamo Piero Meogrossi, www.ilsognodiroma.it. Ho lavorato per circa 30 anni come architetto nella sovrintendenza archeologica di Roma sotto Adriano la Regina, guidando le scelte di Antonio Cederna per l'Appia Antica, per i lavori del Palatino e dirigendo il Colosseo fino a giugno del 2011 con i miei colleghi della sovrintendenza. Cosa voglio portare come contributo a questo tipo di confronto che è estremamente importante, perché noi ci siamo tutti d'accordo su quelle analisi fatte da Paolo, non l'ho sentito ma le conosco e sono d'accordissimo, con Paolo Perdini, con Castronovo stesso, quindi do per scontato tutto quello prendendo spunto dal confronto che c'è stato nel dibattito, soprattutto la prima persona che adesso ho visto che è uscita, che ha detto che dobbiamo cambiare anche a pensare alla città di Roma, dobbiamo cambiare perché la città di Roma è città della cultura, quindi la cultura è Roma. E siccome la cultura è Roma, bisogna capire l'identità di questa Roma cultura, altrimenti non esiste nessuna struttura, perché ci hanno insegnato purtroppo male che il terziario, il settore terziario, quello della cultura, è stato ritenuto fino ad oggi sovrastrutturato. Non lo è stato nel passato, quando fu fondata Roma dai Greci, il 21 aprile del 753, dai greci, su delle leggi, su della nomos dell'oikos, sulla regola della casa, sull'economia. Quindi da questo concetto dell'identità di Roma bisogna ripartire centro e periferia, bisogna ricollegare i discorsi che vengono fatti oggi isolatamente, recuperando una rete che esiste. E ve lo confermo, se voi avete pazienza, io sono disponibile a raccontarvi in che termini nel mondo antico questo funzionava e funziona ancora oggi, ma oggi non esiste più perché non si vede, non si considera. Oggi si considera l'economia e non l'oeconomia. Allora il problema oggi è una rete, quella che si chiede, è la rete che è quella che si impone a Roma, a Lazio, all'Italia. Bisogna costituire l'agenda cultura Italia, non l'agenda cultura Roma metropolitana, perché Roma capitale è già spartita
nelle vecchie regole del confronto fra Ministero dei Beni Culturali, autorità di vigilanza comunale, Vaticano. Non dimentichiamo che siamo in Italia e siamo a Roma. Quindi tutti questi aspetti devono entrare a far parte di una rete gestita dai cittadini, come sta avvenendo nel mondo, con le nuove generazioni peraltro. Ma su che cosa? Su un modello di identità, perché il problema vero è che manca a tutti, come nell'armata napoleonica, ognuno deve essere cosciente di poter partecipare a un progetto collettivo, partecipato, solidale. Gli aspetti che sono stati raccontati da Paolo Perdini o le analisi anche della Metro CISP solamente, che non so se le ha fatte stamattina, vabbè, comunque quelle fatte legate ai commenti e alle critiche, oltre alle critiche della politica e della democrazia. Bene, il municipio, questo tanto per dare un sommario di inquadramento, la proposta progettuale, già sono uscite le proposte progettuali, ci sono i politici che hanno bisogno di essere resi visibili, ci sono gli imprenditori e non solo gli imprenditori in Italia. Allora gli imprenditori che gli lasciamoli da parte, ma gli imprenditori che sono tanti e sono i cittadini che diventano consumatori, non consumatori. Allora in questa dimensione si costituisce una rete gestita solidale dove il turismo non è separato dalla cultura, perché il turismo deve tutelare monumenti come il Colosseo, dove la gente entra a 6 milioni per rovinare il Colosseo, ma non per dare finanza o per dare beneficio ai cittadini o alla monumentalità o alla cultura. Io sostengo, attraverso le mie progettualità, chi mi conosce lo sa, che questo tipo di operazioni sono fattibili, sono gestibili in concreto sui territori oggi. Sono le esperienze dei gruppi degli stalker, per esempio architetti e urbanisti, fra cui Ezio De Lucia, Lorenzo Romito che sta in sala. Ci sono tutte le esperienze dei vari compartimenti. Pensate solamente, non voglio parlare del Casilino, del sesto municipio che conosco poco, ma archeologicamente conosco molto. Il nono, decimo, undicesimo municipio, che sono quelli attorno al Parco dell'Appia, sono 400.000 abitanti. Là c'è l'agricoltura, la green economy, il commercio, il turismo, la mobilità, tutto quello che volete e tutto quello che si può fare a patto di riconoscere a Roma polis della cultura. Grazie. Io credo che dovremmo dirci con più esplicitamente i motivi per cui siamo qua e per cui rimaniamo qua in questo posto senza aria, voglio dire, anziché fare delle altre cose. Allora io penso che le persone che sono qua e che si sono sottoposte a questo sacrificio, perché voglio dire così, lo fanno perché si aspettano da tanto tempo un segnale politico di discontinuità col passato, dove questo passato per me è questo patto che dura da 150 anni, cioè dall'Unità d'Italia, tra costruttori, immobiliaristi, personaggi derivati, voglio dire, e l'amministrazione, di destra e di sinistra. Ecco, io credo che questo sia il punto. Io penso che questo dobbiamo dircelo con chiarezza, non dobbiamo farci ingannare, ma soprattutto non dobbiamo nemmeno ingannarci da soli, voglio dire, ecco, pensando che da qualche alchimia politica, da qualche nuova alleanza, da qualche spostamento o da qualche dichiarazione venga fuori una novità, perché il cambiamento non basta, ci vuole, bisogna dare anche un segno a questo cambiamento, e il segno è quello di una rottura di continuità, deve essere quello di una rottura di continuità, perché non ci sono piaciute le precedenti amministrazioni, non parlo tanto di Alemanno che non vale nemmeno la pena di parlare, ma parlo, voglio dire, delle amministrazioni di sinistra, delle quali ne abbiamo parlato spesso e che però si ripresentano, voglio dire, sotto forme diverse, ma immutate nelle loro intenzioni. Allora, io in questi ultimi tempi, parlando con un mio amico, perché siamo nella stessa stanza, l'economista che è Bruno Amoroso, che voi conoscerete, allievo di Caffè, ho imparato che si può parlare di economia senza ricorrere a termini difficili, complicati, voglio dire.
Io credo, anzi sono sicuro, che Bruno Broso a sua volta abbia imparato questo da un grande maestro che era Federico Caffè. E quando si parla di Federico Caffè si cita spesso una metafora dell'autobus, perché questo uomo, questo economista, questo personaggio, per 30 anni è andato da casa all'università prendendo l'autobus e diceva che dal suo punto di vista, era alto 1,5 metri, vedeva cose che gli altri non vedevano. E quali erano queste cose che gli altri non vedevano? Beh, vedeva le persone, lui vedeva le persone, ecco, e in questo modo, dice, forse ha imparato più su questi viaggi nell'autobus che non dai libri, forse non è proprio così, ma voglio dire, la dice lunga questa sua affermazione. Ecco, allora, anch'io che insegno urbanistica da circa 40 anni all'università, alla fine, se dovessi dire poche parole su quello che ho capito, è che dietro i piani, le compensazioni, le perequazioni, questi discorsi molto complicati, si nascondono, voglio dire, interessi ben precisi che non si chiamano mai per nome e cognome, voglio dire. Ecco, questa cosa bisogna un po' dircela, perché Paolo ce lo racconta tante volte, ce l'ha raccontato tante volte, qui a Roma si sta procedendo, si è fatto un saccheggio, voglio dire, pari a quelli storici, famosi, si continua a costruire, si continua a cementificare, da una parte si parla di ritorno alla terra, ritorno al territorio, e dall'altra si invade l'agro, che voglio dire resta una delle poche risorse ancora non distrutte. Qualche giorno fa con Paolo stavamo a un piccolo seminario insieme all'ex assessore all'urbanistica e al capo dell'ufficio del piano regolatore, e a un certo punto qualcuno ha detto: bisogna ristabilire la Civitas. Io ho detto: io non sono per la Civitas, io sono per la Polis, perché la Polis è una comunità vivente di abitanti e la Civitas invece è una convivenza di persone libere, di individui liberi, indipendenti, legati da rapporti mercantili. E sono due cose molto diverse. Allora, ve lo dico con un'immagine. Ecco, che cos'era una farmacia notturna 30 anni fa? Tu entravi nella farmacia notturna e gridavi un po' perché il farmacista stava dietro le retrobottega, voglio dire, a vedere la televisione o a dormire, poi usciva, diceva: ecco qua, mi serve questa medicina urgente, eccetera, eccetera. Che cos'è una farmacia oggi? Beh, è un bunker super corazzato, fatto di tontini di ferro, lastre di acciaio e vetri antiproiettili, e quando ti avvicini c'è una feritoia dove mi devi mettere la ricetta, ma soprattutto quando ti avvicini devi stare attento ad alzare la ricetta, altrimenti ti arriva una raffica di mitra perché ti pigliano per un rapinatore, e l'altro ti dice: tu dai la ricetta, tu ti dà la medicina. Ecco, questa è la Civitas, secondo me, la prima è la Polis, cioè questi sono i rapporti che noi ormai stabiliamo tra di noi, mentre invece nel primo caso quel colloquio, quell'insieme di modi di fare, insomma, che caratterizzava anche e invece una caratterizza la comunità vivente di abitanti, ecco, non sono i rapporti, non sono i singoli cittadini indipendenti legati soltanto a questi rapporti funzionali e prestazionali. Io credo che dobbiamo ristabilire, cioè ci vuole un concetto alto di città, un concetto che non è un'utopia, perché ce l'aveva la Pira quando fece nel 64 la riunione dei sindaci di tutto il mondo, ma ce l'ha Carlo Maria Martini parlando di Gerusalemme. Voglio dire, queste cose non appartengono al mondo dell'utopia. Quindi io fino in mezzo. Allora, io penso che noi, ecco, dobbiamo stare attenti più che a farci ingannare, perché ormai siamo tutti, insomma, molto esperti in questo, fiutiamo, voglio dire, l'inganno a distanza, ma dobbiamo stare attenti a non ingannarci da soli, insomma. Ecco, dobbiamo su questo, come dire, avere un programma che sia caratterizzato da una discontinuità radicale col passato, senza più mediazioni e senza sperare che da qualche appunto
da qualche manovrina, voglio dire, possa venire un futuro diverso da quello che abbiamo già conosciuto.